Si chiama Destinazione Agropoli, il progetto politico di Massimo Laporta, ex presidente del Consiglio Comunale, che lunedì ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative, strutturato in 5 azioni politiche: custodire, valorizzare, conoscere, frequentare, vivere, rappresenta l'inizio di un viaggio che, con modalità e strumenti diversi, conduce verso una sola meta: Agropoli, il suo cambiamento nell'ottica dell'innovazione e del miglioramento. Sicuramente leggevo qualche post in queste ultime ore che una cittadina con una battuta molto vivace mi parlava della mia grande autostima. Credo che ognuno di noi deve averla per poter poi avere la forza, il coraggio, la determinazione di poter amministrare una comunità, in particolar modo una comunità come quella di Agropoli. Che i problemi non mancano, sono dei problemi tutti risolvibili. Io ho la determinazione e la sicurezza, questo posso trasmettere ai cittadini, di poter riuscire ad amministrare questa città, visto il mio bagaglio di esperienza ventennale, un'esperienza che ho fatto sul campo, non è un'esperienza improvvisata, il mio percorso lo conoscono tutti, parte dalla prima esperienza da segretario cittadino per arrivare poi, pur essendo stato il primo eletto, a rimanere nel Consiglio Comunale senza chiedere nessuna carica d'assessore, perché per me era fondamentale capire il meccanismo della macchina comunale dal basso. E allora prima il consigliere comunale nel 2007-2012, poi con l'ennesima bellissima affermazione 2012-2017 ho fatto l'assessore. Porto de Manio, Ambiente, Protezione Civile, che è un mio vanto e lo dico sempre: noi in questa città abbiamo un fiore all'occhiello, la Protezione Civile, che l'intera Regione Campania ci guarda con soddisfazione, perché è un gruppo che è diventato una famiglia e lo sta dimostrando in questi 2 anni di pandemia, dove credo che qualsiasi persona non potrà dire altro che queste persone sono a servizio della comunità a titolo gratuito. Questa è la cosa più bella, a servizio della comunità. 2017-2021, dove si ferma la mia esperienza con l'amministrazione Coppola, ho svolto il ruolo da Presidente del Consiglio, un ruolo impegnativo, dove mi ha dato un'ulteriore esperienza che io nell'ultimo consiglio comunale ho ringraziato tutti i miei collaboratori più stretti, dall'ufficio della segreteria generale a tutti i dipendenti del comune, a tutti all'intero consiglio comunale. E questa è stata un'esperienza bellissima, è un mio bagaglio che metto a disposizione oggi per la mia città e credo che di avere tutte le condizioni di competenza maturate, come dicevo prima, sul campo, e oggi le metto a servizio della mia comunità.